Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi faremo un volo con il piccolo Mavic Mini, ma lo faremo all'interno di un bosco, una location particolare, non so perché, ma mi piace questa location. In questo bosco ho fatto volare sia Anafi sia Mavic Air e addirittura il Tello. Ho fatto tutti e tre i video con questi tre droni, anzi magari ve li lascio qua sopra nelle schede, nel caso vogliate andarli a rivedere. E oggi è il turno del Mavic Mini. Il brutto di volare in questo bosco è che vabbè, il GPS prende poco niente, però quello vabbè, è relativo, perché tanto le altezze che andremo ad affrontare sono di 3-4 metri, quindi veramente si vola con altezze bassissime e poi non c'è un filo d'aria, quindi lui sarà stabilissimo. Comunque la cosa più pericolosa sono tutti questi micro rami che ci sono, che senza le foglie diventano quasi invisibili, perché ce n'è veramente un'esagerazione. Adesso ve li faccio vedere, non so se riuscite a vederli. Spero che li abbiate visti, perché praticamente ci sono tutti questi micro rami che dopo un po' va insieme alla vista, non si capisce più dove sono, non dove non ci sono, perché sono veramente sottili, magari hanno il diametro di che ne so 3 mm, ma sono lunghi tipo un metro. Quindi la cosa pericolosa è questa, che se invece fosse un periodo con le foglie, quelli si vedono e si vedono bene. Però non ho voluto montare comunque il paraeliche, perché col paraeliche il Mavic Mini mi fa troppo cagare, non riesco a guardarlo il Mavic Mini col paraeliche, quindi ragazzi non gliel'ho messo e volo senza, a mio rischio e pericolo. Quindi ragazzi, senza paraeliche, senza niente, decolliamo in questo bosco con il piccolo Mavic Mini, e che Dio ce la mandi buona. Thank you.
Ok ragazzi, il volo è finito, il Mavic Mini è tornato sano e salvo, non ha avuto grandi difficoltà, è volato benissimo anche senza GPS o poco GPS, perché comunque ve l'ho detto, le altezze sono veramente minime. L'unico problema che ha il Mavic Mini attualmente è un po' con l'acqua, nel senso che quando si avvicina tanto all'acqua il drone tende a risalire, come se il sensore faccia un po' fatica a leggere il suolo dovuto ai riflessi dell'acqua. Non è che succede niente, rimane stabilissimo, il problema è che tende un po' a salire, quindi magari qua con i rami che attraversano il fiume era un attimo che lui saliva e beccavo un rametto e il Mavic Mini sarebbe andato nell'acqua, quindi questo non è successo, per fortuna sono riuscito a portarlo a casa sano e salvo e tutto integro. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questo video particolare del Mavic Mini in una situazione non idonea, o meglio non adatta per un drone di questo tipo, comunque l'abbiamo fatto, l'abbiamo portato a casa sano e salvo, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao. We'll be right back.